Ciao e bentornato sul mio canale. Ricevo sempre tantissimi commenti sul video riguardante la friggitrice ad aria, soprattutto riguardo alla possibilità che questa metodologia di cottura, così come ogni altra modalità di cottura che viene fatta ad alte temperature, poi possa andare a produrre alcune sostanze nocive per il nostro organismo. Di sostanze potenzialmente nocive che si possono andare a formare con le alte temperature di cottura, in realtà ce ne sono molteplici, tantissime. Ma oggi mi voglio soffermare sull'acrilamide, della quale ho anche accennato in un video precedente nel quale parlavo del caffè d'orzo. Per cui oggi parliamo di questa spaventosissima sostanza. In che cibi si va a formare, magari con maggiore probabilità, e quali sono le quantità potenzialmente dannose per il nostro organismo. Per cui oggi parliamo dell'acrilamide. Ti ricordo che se non sei parte di questo progetto salutista, puoi sempre iniziare a farne parte in qualunque momento, iscrivendoti a questo canale, cliccando la campanella delle notifiche perché sono due azioni gratuite e magari puoi sempre trovare dei nuovi spunti di discussione e di riflessione su salute e su nutrizione. Uno studio su questa ed altre sostanze potenzialmente nocive sui cibi che le possono andare a contenere e sulle possibili dosi dannose che possono andare ad affliggere il nostro organismo è stato fatto in realtà dalla EFSA, la European Food and Safety Authority, l'ente europeo per la sicurezza alimentare. Il report che ti lascio qui in descrizione va ad analizzare una serie di parametri. La parte dedicata al prodotto, appunto, acrilamide è quella che parte da pagina 24 ed è quella che ora vado a discutere in questo contenuto. Oltre a questo documento, che comunque trovi nel link qui sotto in descrizione, trovi anche il link di un opuscolo che è stato emesso dal Ministero della Salute italiana. Bene, quali sono innanzitutto i possibili danni che questa sostanza potrebbe andare a creare nell'organismo umano? Le problematiche connesse all'acrilamide sono prevalentemente, ma non solamente, un possibile aumento nello sviluppo delle patologie tumorali e inoltre potrebbe anche andare a portare, con delle dosi molto massicce, a delle problematiche di tipo genetiche. Per cui si tratta di alcune sostanze, che provocano sostanziali problematiche che possono essere di impatto a qualsiasi persona di qualsiasi età. Qualsiasi cibo cotto che venga cotto a temperature superiori ai 120 gradi, centigradi può andare a contenere delle quantità più o meno ampie di questa sostanza, l'acrilamide, nonché delle altre. I cibi che sono particolarmente inclini a sviluppare l'acrilamide sono, per la maggioranza, quegli alimenti che vanno a contenere molti amidi e aspargina. Per cui, quando questi alimenti vengono cotti, appunto, a una temperatura che è superiore ai 120 gradi, possono andarsi a creare delle reazioni chimiche di questo tipo. In particolare mi riferisco ad esempio al pane tostato, ai prodotti da forno in generale, tutte le cotture ad alte temperature, come ad esempio le patatine fritte, quelle al forno, o peggio le cotture fatte al barbecue. Inoltre, tutte le bevande che vengono dal caffè, dall'orzo o anche dalla cicoria, tutti quegli alimenti che vengono processati con delle azioni di tostatura o di cottura ad alta temperatura. L'acrilamide si forma in seguito al processo chimico meglio conosciuto come la reazione di Maillard, che è quella particolare reazione chimica che tende ad abbrustolire un po' i cibi, creando quella specie di caramellizzazione esterna, che è anche poi quella che in realtà rende i cibi più gustosi e più aromatici. Il problema è che quando viene assorbito, l'acrilamide va ad essere assorbito praticamente quasi istantaneamente dal tratto digerente e viene metabolizzato in tempi praticamente velocissimi. E va ad avere come metaboliti diverse sostanze, fra queste quella che risulta aver dato dei risultati peggiori sulle prove di laboratorio che sono state fatte ai ratti, sembra essere l'acricidammide. Per cui non ci sono al momento prove sistematiche fatte in laboratorio su esseri umani, e direi ovviamente, anche perché sotto questo aspetto si possono fare semplicemente delle prove limitate sugli esseri umani, che siano magari di carattere osservativo, che non essendo direttamente controllabili, non sono e non possono dare dei dati concretamente confermabili, ma ovviamente avendo dato e avendo ricevuto dei risultati abbastanza evidenti in laboratorio sulle cavie, si può prevedere gli stessi effetti su noi esseri umani. La EFSA dà come dosi con effetti trascurabili un valore di 0,17 mg per ogni chilogrammo di peso corporeo. Il valore poi viene ulteriormente messo in sicurezza, valutando essere la dose sicura 10.000 volte più bassa, per cui in funzione di essere microgrammi, e per cui la FSA vuole dare sempre dei valori estremamente sicuri ai consumatori, così
come fa per tantissime altre sostanze che possono essere dannose. La estrema cautela serve anche a dare al pubblico una forchetta di azione più ampia per evitare che, ovviamente, le esagerazioni poi possano andare a portare eccessi dannosi per la nostra salute. Questa, tra l'altro, è la dose che secondo la FSA può provocare un aumento degli stati tumorali. Per quanto invece riguarda le dosi che possono andare a portare mutamenti neurologici e appunto genetici e per cui molto più dannosi, la dose viene circa definita come 0,43 mg per ogni chilogrammo di peso corporeo. Visto che la dose è analizzata in base al peso corporeo, è logico menzionare che i bambini sono soggetti più a rischio e per cui i cibi cotti ad alte temperature, come patatine fritte e hamburger, per menzionare i cibi da fast food molto amati dai piccolini e anche non, dovrebbero essere dati raramente e possibilmente in porzioni più piccole possibili. Quali sono gli alimenti più dannosi? Bene, sicuramente bisogna fare delle precisazioni riguardo a ciò. Alimenti che ne possono contenere quantità elevatissime possono in realtà venire consumati in quantità molto piccole, per cui nel nostro organismo andremo a ingerire delle quantità molto infinitesimali di acrilammide. Esempi classici, come facevo nel video precedente sul caffè d'orzo, appunto sono il caffè o il caffè d'orzo, che vengono preparati partendo da prodotti tostati e che per cui sviluppano forti quantità di sostanze cancerogene. Però caffè d'orzo o di cicoria o caffè normale contengono in realtà delle dosi altissime in termini di contenuto per chilogrammi. Il caffè di cicoria contiene 1500 microgrammi per chilogrammo di caffè. Il caffè torrefatto invece è quello che andiamo a usare a casa o che prendiamo al bar sta sui 250 microgrammi. Ma un caffè che va nella soluzione, per cui quello che andiamo a bere, è una quantità trascurabile. Sia perché la posa è di pochi grammi già di partenza, e poi anche perché l'acqua che va a passare nella macchinetta non riesce ad estrarre tutto l'acrilammide e farlo passare all'interno della bevanda. Poi, per quanto riguarda il pane o i prodotti da forno, quelli integrali sono quelli che possono produrre di più acrilammide durante la fase di cottura, e per cui bisognerebbe comprare un pane integrale o andare a tostare del pane integrale molto blandamente, per cui che sia di un colore meno scuro possibile. In quel caso, il pane bianco ne contiene meno, per la carenza, o ovviamente i composti amidacei che i prodotti da forno integrali contengono in maggiore quantità. Se si parla invece di patatine fritte, troviamo circa 300 microgrammi per ogni chilogrammo di prodotto, ma come puoi andare a ben capire anche tu, di patate ne andiamo a mangiare sicuramente di più di quanto non possiamo andare a bere a caffè, o almeno spero. Anche i cereali, che ad esempio si vanno a utilizzare per la prima di colazione, hanno quantità che sono attorno ai 200 microgrammi per chilogrammo consumato. Ma anche in questo caso la porzione consigliata è di solito, e faresti bene a non consumarne di più per la colazione, di 30 grammi. In realtà, alla fine bisogna andare a preoccuparsi, secondo la mia modesta opinione, della somma che tutti questi alimenti, che se consumati tutti e con coscienza e moderazione, sono assolutamente innocui anche a fine giornata e possiamo tutti quanti andare a continuare a portare avanti le nostre abitudini alimentari. Perché ovviamente cerchiamo di non fare del terrorismo mediatico e andiamo a goderci la nostra vita, soprattutto quella alimentare che ci dà tante soddisfazioni, che è la nostra alimentazione. Bene, mandami un'email a info@healthmefood.com oppure se vuoi lasciami un commento qui sotto se vuoi chiarimenti su questo o su altri argomenti. Questi contenuti li puoi anche trovare sotto forma di audio podcast su tutte le piattaforme per le quali trovi il link nella descrizione di questo contenuto. Visita anche il mio sito internet che come sempre è www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi ti lascio andare, per cui mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti, che come sempre è eat well, live well and smile. E ci vediamo alla prossima volta. Ciao!